La baguette, le croissant, l'éclair. Le candele! Sembri proprio il gigante che ha mangiato la mamma di Eren, amo. Avevi la stessa espressione. Proviamo l'éclair. Ha un sapore familiare, qualcosa che ho mangiato anche a Palermo. Sembra di mangiare un plasma alla mela. Ieri a un altro museo abbiamo trovato il Monopoli di Van Gogh. Qui al Louvre oggi abbiamo trovato il Cluedo del Louvre. E c'è uno con la mia stessa macchia fotografica, tra l'altro. In che contesto dovrei aver bisogno di mentine con il naso e la bocca della Mona Lisa? Ma pensavo che questo fosse un occhio, vedi, guarda, se fai così sembra una faccia. E comunque c'è il Monopoli anche del Louvre. Se dovessi scegliere, sceglierei quello di Van Gogh, di Monopoli comunque. E vai! Per essere il bagno di uno dei musei più famosi al mondo, ho sentito puzze migliori in certi autogrill. Invece quelli delle donne erano puliti. Alcuni musei, tra cui appunto il Louvre, sfrutta ancora oggi il Nintendo 3DS per fare la mostra all'interno appunto del museo. C'è il Nintendo DS che ti fa vedere tutte le cose con le cuffie marcate Nintendo. Sono ufficialmente un'opera d'arte, amo. Mi hanno fermato dentro il Louvre per fare delle foto al mio zaino. Sono un'opera d'arte. Siamo dentro, no? Dopo quello di Città Alta della preistoria. Oh, ma pensa a te le scuole. Noi andavamo a Crespi Dadda a guardare il niente e i bambini qua di 7 anni vengono a vedere la Mona Lisa. Da noi c'è il mammut e non l'attrazione di Gardaland. Amo, guarda, Corvo Nero. Tu sei Ron, giusto? Che stupido nome, disse l'uomo accoppato da un cinghiale. Ma poi tu immaginati un museo come il Louvre che impedisce di utilizzare la fotocamera, fare le fotografie, fare i video. Cioè, ci perderesti anche il gusto di visitarlo. Però quando siamo andati in Grecia ci avevano detto proprio non filmate, non fate. Cioè c'era la guardia che ogni tanto mi vedeva, che avevo la macchia fotografica, e veniva lì: no please, ovviamente sai, facciamo schifo. Però, cioè, scusami, il bello di essere anche qui alla fine è anche filmarle le cose. Certo, magari uno poi vede le robe in video e non va al museo, ma essere qui e vederlo qui è un'altra questione. Guarda che bel pezzo d'arte, amo. Cioè, guarda che meraviglia che è questa. Manca qualcosa. No, no, è così, è un esperimento sociale. Quando perdi gli occhiali e non sai dove li hai messi. Orca troia, pensavo di averlo guardato. Mi ricorda un po' anche uno dei musei che avevamo visitato a Londra. Adesso non mi ricordo il nome di preciso di quel museo, però era pieno di tutte queste statue, di tutte queste opere. Certo, qua c'è qualcosina di più, forse. C'è Hannibal, amo. Come piano piano i rumori si affievoliscono e anche la luce. Un sacco di opere in questi stessi periodi, quando dovevano mostrare un'espressione spaventata, avevano sempre questi occhi spiritati, molto strani effettivamente. Oh, un po' di luce naturale. Qua la gente proprio gna per i bale. Sono qui tutti per vedere quello che vogliono vedere, e se tu sei in mezzo alla loro strada non gliene frega nulla, si mettono, ti spingono, passano. Comunque io magari non sarò un estimatore di ogni singolo quadro presente in questa galleria o anche solo in questo corridoio, perché come potete vedere il corridoio è lunghissimo e di opere ne è pieno. E a parte che ti fa pensare quante ne siano state create nell'esistenza umana, cioè questo per intenderci è italiano del 500, cioè ti fa capire quante ne siano state create e anche le dimensioni. Comunque, dicevo, non sarò un estimatore di ogni singola opera, ma è impressionante vedere come molti di questi quadri che magari vedi stampati sui poster, sui libri di storia dell'arte, su puzzle o mille altre cose, vederli dal vivo ed effettivamente guardare la loro grandezza, non solo effettiva, ma anche a livello proprio a occhio visivo. Perché tu potresti apprezzare quest'opera magari anche solo guardandola da un libro, ma vedere dal vivo un bambino che tiene il guinzaglio, una scimmietta e un cane senza il guinzaglio e un altro cane in braccio alla sciura non sono mica la stessa cosa. Ho visto miei amici vedere la Madonna e svegliarsi nello stesso modo.
Ma che bella sta gallina. Che Inception questo. Ha fatto un quadro di tanti quadri all'interno di un museo con altri quadri. Tu appena svegliamo. Quello sono io invece. Perché magari non lo facciamo trapelare, o meglio, io. Ma in questi giorni, madonna mia, ho i piedi distrutti. Sono un'opera d'arte. Il museo più famoso del mondo. E poi, guarda che stato i muri. Dobbiamo chiamare un bergamasco, amo. Eccola là, da sola, in lontananza e circondata dalle persone. In un qualche modo ci avvicineremo. In un qualche modo alla fine ce la siamo cavata. Madonna mia, che peso alla gente che continua a venirti addosso. Sì. O spingere per intrufolarsi non cagando la fila. O spingere il bambino davanti solo perché sei una mamma biondina con il cazzo ciuffettino verde davanti. Vabbè. Bastarda. Basta, ora possiamo uscire. Chi se ne frega il resto, no? Anche questo ce l'ho in camera comunque. Oh, comunque è assurdo pensare che una roba del genere sia grande veramente quanto tutto il soffitto. E la Gioconda sia un ciccinino piccolino così. Che comunque con 30.000 lire il mio imbianchino me la faceva meglio. Sembra di essere tornato al museo in Grecia qua. Ecco, vedi, questo è l'emporio di Ercole. Dai, va bene, ho capito. Mi rigioco tutti God of War. L'ho detto anche l'anno scorso in crociera, quindi devo farlo. Wow, io adoro gli egizi. Beh, penso dai. Penso che sia il mio periodo storico preferito, però. Allora, giochiamo ad Assassin's Creed. Che bello. Allora, la prima parte sta dicendo: un piccione ha incontrato una mucca che ha cercato di mangiare il mio pane, ma si sono infilati insieme a un serpente dentro la mia zuppa. Oh, ecco qualcosa di effettivamente interessante. Le cose blu. Perché, come già dissi anche in crociera, gli egizi erano uno dei primi popoli che sperimentò e trovò il modo di creare il colore blu. Colore in natura molto raro da trovare. Pochi minerali riescono a ricreare quel colore e ancora meno piante. Ottenere e trovare il pigmento giusto a volte del blu a quei tempi era veramente un lusso. No. Tu te lo ricordi il cartone di Tutenstein? Non l'ho mai visto. Perché tu avevi Sky e eri ricca. Perché c'era un cartone sugli egizi? Sì, anche più di uno. C'era Tutenstein e Papyrus. Papyrus, tanta roba. Tutenstein lo facevano sulla Rai, Papyrus lo facevano la domenica mattina su Italia 1, ma era sempre in quel momento, almeno dalle mie parti, in cui dovevi andare a fare la messa la domenica. E io odiavo dovermi perdere quelle puntate. Io spero che nella mia vita passata ero egiziana. No, tu eri norvegese. Perché? Guarda quanto sei bianca, non potresti essere mai egizia. Molto bella questa zona, amo. Ma dov'è la sfera di Lasifer? Vuoi raccontar- Lunes. Vuoi raccontarci la storia dei Lunes? Non me la ricordo, però mi ricordo che avevo il gioco e il livello 6 era quello più difficile. Perché alla fine c'era quell'uccello del cacchio che faceva così e dovevi dargli le martellate. Ho appena sbloccato un codice LRAQADSD che era il codice per passare direttamente al livello 7 per quando il 6 non riuscivi più a passare. E come l'avevi trovato? Perché l'avevo fatto l'avevo passato, poi mi si era resettato il gioco ma avevo salvato il codice. No, ti giuro, mi è preso un hacker adesso. Se tu mettevi il codice accedevi direttamente al livello quello lì. Io non mi ricordo di nessun codice. Mi ricordo che il gioco si era bloccato praticamente all'inizio, quando praticamente entravi subito nella piramide la prima volta. Appena entravi che c'era il serpente, c'erano i vari omini piccolini, quelli lì. Io mi ricordo che mi si era bloccato in quel punto e non andava avanti per nessuna ragione. Cosa sono, amo? Bauli o tombe queste? Questa è la borsa dei collezionabili in un videogioco. Quando ti mancano degli oggetti, ne hai trovati pochi e te ne indica solo uno. Oh.
Finalmente qualcosa di interessante, dai. Qui puoi scegliere la tua build. C'è lo stocco, c'è la spada per i parry, c'è il buckler, armatura leggera, lo spadone a due mani del boia, il set full armor pesante, la mazza, lo scudo pesante. Insomma, tutto il necessario per farti una build a Dark Soul. Questo è il codice di Hammurabi e ho appena ascoltato a sbafo da un'altra guida che non ho capito chi, perché sono arrivato dopo. Qualcuno ha chiesto di inviare questo codice di Hammurabi qui in Francia per esporlo, con la promessa poi di rispedirlo. Il problema è che l'hanno rispedito ma un falso, hanno rimandato indietro il falso e si sono tenuti questo qui originale qui, e adesso è qua nel museo. Capito i francesi, amo? Mai e baguette. Oh, per quanto se ne dica, anche questo è un bel pezzo d'arte. Le fighette su Instagram quando tirano fuori la lingua. Quello è più grande di un monolocale in affitto a Milano. Foto di Piedini 1700 edition. Le similitudini tra l'arte greca e romana, infatti molto spesso si dice greco-romano, sono sempre molto simili, perché come ho già detto anche in crociera, che cos'era un romano se non l'unione di tante culture diverse, greci, africani, gente che veniva un po' da tutto il mondo, popoli conquistati che poi univano tutto sotto un unico impero, anche le loro culture, le loro abitudini, ma ovviamente i romani cercavano di buttare su principalmente le loro divinità. Grazie alle mie spiccate doti di navigatore, eccone un'altra. E anche la Venere di Milo, possiamo dirla fatta. Chi è che guida bene? Non tu. Miau. Ed eccoci arrivati nella parte finale del nostro giro qui al Louvre, la parte finale della zona egizia. Il che vuol dire che tirando ancora dritto siamo vicini a una tomba che a quanto pare oggi è chiusa. Solo oggi, così, perché sì. Che sport. Però in teoria abbiamo visto tutto, tutto quello che volevamo vedere. Anche lui. Vedi? Abbiamo visto anche lui. Ci sta puntando un coltello all'occhio. Vedi. Il Louvre comunque è un posto enorme. Io adesso non so cosa avrò fatto col video, ma probabilmente avrei potuto dedicargli un episodio solamente dedicato. E come vedete anche dalle immagini, continua a cambiare la luce, perché passiamo dalla luce solare alla luce finta a sempre zone più scure, che poi ovviamente non ho neanche ripreso tutto, perché non è che non volevo. C'è veramente tantissima roba e avrei consumato un'intera memoria solamente per questo, e ho già fatto fuori una batteria e mezza. Comunque il Louvre, cioè, è veramente... cioè, ci abbiamo passato 4 ore, per farvi capire. E dalla sua faccia avevo già dedotto che questa era la fila per il bagno.